Parliamo adesso di tutto quello che è il comparto idraulico installato nella parte posteriore della macchina. Prima cosa, come vedete, qui c'è un contrappeso aggiuntivo. Noi in gamma possiamo avere la macchina senza contrappeso aggiuntivo, la sporgenza è di 80 mm. Grande facilità di apertura del cofano posteriore attraverso il cilindro gas e grande accessibilità a tutta quella che è la manutenzione idraulica della macchina. In questo comparto abbiamo che cosa? Prima di tutto la pompa idraulica, è una pompa a portata variabile con LS. Qui abbiamo, come ho detto, il distributore principale. Distributore principale che serve tutte le funzioni della macchina, che riceve i segnali LS, quindi ha dei compensatori all'interno che sentono cosa sta succedendo, che ragionano e danno l'informazione alla pompa idraulica che è a pistone, che è montata qua di fianco. Quindi ogni funzione richiede l'olio necessario in funzione di quello che è il carico. Il sistema LS è un sistema che ragiona, un sistema intelligente, e noi lo abbiamo a bordo di serie su tutte le nostre macchine. Abbiamo reintrodotto due valvole di sicurezza secondarie che servono a che cosa? Nel momento in cui lavoro in cantieri particolari dove c'è per esempio la possibilità di una caduta di un masso o qualcosa, evitano che il cilindro si danneggi. Chiaramente se parte un sasso, un masso, la cromatura del cilindro si danneggerà ma non si deforma perché la pressione massima viene scaricata attraverso queste valvole che noi chiamiamo secondarie. Le abbiamo introdotte su questo modello qua. Partirei da questo che noi chiamiamo filtro multifunzione ed è un filtro che serve in buona sostanza per il riempimento dell'olio idraulico, ma ha una caratteristica che è un brevetto Volvo. Infatti questo filtro impedisce praticamente che ci siano impurità o morti metalliche in giro per il comparto idraulico, perché oltre a servire da riempimento, quindi obbligo l'operatore a riempire attraverso questo coperchio, quindi apro questo tappo e faccio il riempimento con una tanica che indico qui, si vede una piccola tanica, e io faccio questo non perché voglio creare fatica ma perché voglio impedire che l'olio idraulico, che è un po' sangue della macchina, non venga preso da fusti che sono in giro in cantiere. Prima cosa, il riempimento lo controllo. Ho all'interno visivamente la possibilità di vedere se c'è della morchia metallica, ma soprattutto ci sono qui convogliati dei tubicini, diciamo dei tubi idraulici, che cosa fanno? Raccolgono tutti quelli che sono i drenaggi della parte della macchina, quindi sia esso un motore di trazione oppure un motore di rotazione, hanno comunque dei drenaggi, io li convolgo qua, quindi ho sempre l'olio tranquillamente pulito. Inoltre, se dovessi collegare un accessorio, quale un decespugliatore, eccetera, e dovessi convogliare la linea idraulica, la collego qui e anche quella viene filtrata. Il blocco di assistenza che asservisce a quello che è la funzione del martello doppio effetto, quindi quando comando vado ad attivare questo valvola, e la doppia velocità. Un accumulatore idraulico che ha una piccola riserva nel caso la macchina, dopo tantissime ore, abbia qualche problema di movimentazione, riusciamo a movimentare il braccio attraverso questo accumulatore. Di qua la pompa idraulica con il sistema LS, come abbiamo detto, load sensing, e grande facilità e grande accesso a tutti i comparti, quindi riempimento gasolio, il filtro idraulico principale, abbiamo parlato del filtro multifunzione, e qui c'è il dispositivo che si collega al ritorno automatico al minimo.